Panic di Lauren Oliver. Nessuno sa chi ha inventato Panic o quando è iniziato. Ci sono teorie differenti. Qualcuno dà la colpa alla chiusura della cartiera, che da un giorno all'altro aveva reso disoccupata il 40% della popolazione adulta di Carp, New York. A Mike Dickinson, ignobilmente celebre per essere stato arrestato per spaccio la stessa sera in cui era stato proclamato re del ballo della scuola e che ora cambia le pastiglie dei freni da Jiffy Lube sulla Route 22, piace prendersi il merito. Ecco il motivo per cui va ancora al salto d'apertura, 7 anni dopo essersi diplomato. In ogni caso, nessuna di queste storie è corretta. Panic è iniziato come iniziano molte cose a Carp, una cittadina povera di 12.000 abitanti nel mezzo del nulla. Perché era estate? E non c'era nient'altro da fare. Le regole sono semplici. Il giorno dopo la cerimonia di consegna del diploma c'è il salto d'apertura e il gioco continua per tutta l'estate. Dopo l'ultima prova, il vincitore si becca il montepremi. Tutti al liceo di Carp mettono la loro parte nel premio, nessuna eccezione. Il pagamento è di $1 al giorno per ogni giorno in cui c'è scuola, da settembre a giugno. Quelli che si rifiutano di sborsare ricevono dei solleciti che vanno dal gentile al persuasivo. Armadietti vandalizzati, finestrini fracassati, facce fracassate. È giusto. Tutti quelli che vogliono gareggiare hanno la possibilità di vincere. Ecco un'altra regola. Tutti quelli dell'ultimo anno, ma solo quelli dell'ultimo anno, possono partecipare al gioco e devono annunciare la loro intenzione a competere partecipando al salto, la prima delle prove. A volte entrano in gara anche 40 ragazzi. C'è sempre e solo un vincitore. Due giudici pianificano il gioco, organizzano le prove, consegnano le istruzioni, assegnano e sottraggono punti. Sono selezionati dai giudici dell'anno prima, in rigorosa segretezza. Nessuno, nell'intera storia di Panic, ha mai confessato di essere stato un giudice. Ci sono stati dei sospetti, ovvio, pettegolezzi e congetture. Carp è una piccola città e i giudici vengono pagati. Come ha fatto Mira Campbell, che rubava sempre il pranzo alla mensa della scuola perché non aveva cibo in casa, a permettersi improvvisamente la sua onda usata? Aveva detto che era morto un suo zio, ma nessuno aveva mai sentito parlare dello zio di Mira. Nessuno, in realtà, aveva mai pensato a Mira prima che arrivasse coi finestrini abbassati, fumando una sigaretta, col sole così luminoso sul parabrezza da oscurare quasi completamente il sorriso sulla sua faccia. Due giudici, nominati in segreto, che hanno giurato segretezza, che lavorano insieme. Deve essere per forza così, altrimenti sarebbero soggetti a corruzione o anche a possibili minacce. Ecco perché sono in due. Per essere sicuri che le cose rimangano equilibrate, per ridurre la possibilità che si vari e per prevenire la fuoriuscita di informazioni, di indizi. Se i giocatori sanno cosa aspettarsi, allora possono prepararsi e non sarebbe per niente giusto. In parte l'imprevisto, il non sapere mai, che inizia ad insinuarsi tra di loro, che li falcia tutti, uno a uno. Il montepremi di solito ammonta appena sopra i $50.000. Dopo che sono state detratte le spese e che i giudici, chiunque essi siano, abbiano ricevuto la loro parte. 4 anni fa, Tommy O'Hare prese la sua vincita, fece 2 acquisti al negozio dei pegni, tra cui una Ford color giallo limone, guidò dritto fino a Las Vegas e puntò tutto sul nero. L'anno dopo, Lauren Davis si comprò dei denti nuovi e un nuovo paio di tette e si trasferì a New York. Tornò a Carp 2 Natali dopo, abbastanza a lungo da sfoggiare una nuova borsa e un naso ancora più nuovo, per poi fiondarsi di nuovo in città. Ci sono stati dei pettegolezzi nell'aria. Dicevano che stava uscendo con un ex produttore di uno di quei reality dove la gente perde peso. Dicevano che stava per diventare una modella di Victoria's Secret, anche se nessuno l'ha mai vista in un catalogo e molti ragazzi hanno controllato. Conrad Spurlock si è dato alla fabbricazione di metanfetamine, il ramo d'attività di suo padre, e ha riversato i soldi in un nuovo capanno su Mallory Road, dopo che il loro ultimo posto era bruciato fino alle fondamenta. Ma Sean McManus ha usato i soldi per andare all'università, sta pensando di diventare un dottore. In 7 anni di gioco ci sono state 3 morti, 4 se includiamo Tommy O'Hare, che si è sparato con il secondo acquisto al banco dei pegni, dopo che il suo numero uscì rosso. Vedete? Anche il vincitore di Panic ha paura di qualcosa.